Massacro a Gaza. Cova la rabbia. La Via della Seta chiede giustizia internazionale. Italia, mille fuochi per Julian Assange. Approfondimento delle notizie oggi in diretta alle 19:30, Levante. Il viaggio interstellare continua. Massacro a Gaza. Nella tarda serata di ieri, 17 ottobre, nella città di Gaza, l'ospedale Al-Ali Arab, gestito dalla diocesi anglicana di Gerusalemme attraverso la Hong American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, fondata nel 1998 e attiva in Palestina, Israele, Giordania e Libano, è stato colpito, causando la morte di almeno 500 persone. Già sabato sera era stato colpito dai razzi israeliani il centro diagnostico per il trattamento del cancro della struttura. Fondato nel 1882, l'ospedale aveva 80 posti letto, ma dall'inizio dell'assedio della striscia aveva aperto le sue porte a tutti quelli che poteva, così come le altre strutture sanitarie. Noto per la diagnosi precoce del cancro al seno, alla fine della scorsa settimana dava rifugio a circa 6.000 sfollati, rimasti in 1.000 dopo il raid di sabato. Del tutto inosservata ieri, poco prima della strage, la notizia secondo cui un attacco israeliano aveva colpito una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, causando decine di morti tra le 4.000 che lì avevano trovato riparo. In un tweet poi cancellato, il portavoce dell'esercito israeliano Hanania Naftali ha subito commentato l'attacco all'ospedale, affermando che era stata colpita una base terroristica di Hamas al suo interno. Successivamente un altro tweet proveniente dall'esercito israeliano provava che il missile lanciato sull'ospedale di Gaza era palestinese. Una conversazione intercettata dalle forze armate israeliane, poi condivisa sui social, proverebbe inoltre che l'esplosione sarebbe stata causata da un errore nel lancio di un missile da parte dei militanti di Hamas. Ma, replica un funzionario palestinese, i missili di Hamas non hanno questo potenziale distruttivo come invece le armi di Israele che vengono usate per distruggere i tunnel. E gli israeliani dicono sempre cose che alla lunga non sono vere. Il Wall Street Journal si spinge ad affermare che la bomba sganciata sull'ospedale Baptiste era una MK84 americana che può essere sganciata solo da un aereo di cui Hamas non dispone. Secondo il quotidiano statunitense si tratterebbe dello stesso tipo di bomba che avrebbe già causato una strage simile in un ospedale iracheno durante l'occupazione americana. Secondo l'esperto militare russo Alexei Leonkov, dalla forza dell'esplosione e dal suono caratteristico di caduta è probabile invece che sia stata utilizzata una bomba GBU-31 di fabbricazione statunitense. Per il Ministero degli Esteri russo, Israele dovrebbe fornire immagini satellitari per dimostrare che non è stato l'esercito israeliano ad attaccare l'ospedale, così come ha sempre fatto la Russia ogni volta che è stata accusata di un crimine che non ha commesso. L'attacco ha scatenato proteste e rivolte nei paesi a maggioranza musulmana, tra cui Libano, Giordania, Turchia e Tunisia. A Beirut, gli Hezbollah ha invocato una giornata di rabbia senza precedenti. I manifestanti, radunati davanti all'ambasciata statunitense, hanno lanciato sassi contro la recinzione di sicurezza tentando di scalarla, dopodiché la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti. Secondo quanto riferito, i manifestanti hanno anche tentato di irrompere nell'ufficio della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale, nel centro di Beirut. Il leader dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha proclamato 3 giorni di lutto. Nella città di Ramallah e in altre località della Cisgiordania sono scoppiati violenti scontri tra la popolazione e gli agenti di polizia palestinesi. L'autorità nazionale palestinese è infatti percepita come troppo morbida e accondiscendente verso Israele. Il vertice A4 ad Amman tra il presidente USA John Biden e il re Abdullah II di Giordania
Il capo di Stato dell'Egitto al-Sisi e Abu Mazen è stato cancellato su richiesta di Amman, dove una folla inferocita ha bruciato le bandiere israeliane e ha cercato di assaltare l'ambasciata di Israele. Anche il presidente dell'Egitto, al-Sisi, ha condannato il deliberato attacco di Israele. È una chiara violazione del diritto internazionale e umanitario. In Turchia una nutrita folla sventolante bandiere palestinesi e urlante slogan antisionisti ha protestato vigorosamente di fronte al consolato di Israele a Istanbul. Simili manifestazioni di sdegno si sono tenute simultaneamente in altre città turche. A Malazia, nella Turchia orientale, un gruppo di dimostranti ha cercato addirittura di irrompere nella base militare della NATO, dove sono di stanza soldati americani. In assenza di sedi diplomatiche israeliane, a Teheran si è radunato un gran numero di contestatori davanti alle ambasciate occidentali di Regno Unito e Francia, prese di mira con lancio di uova. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha tuonato minaccioso: «Le fiamme delle bombe israelo-americane divoreranno presto Israele». Hezbollah ha proclamato un giorno di rabbia senza precedenti contro le azioni di Israele e in occasione del tour in Medio Oriente di Biden. La bandiera nera è stata issata sul santuario Razavi a Mashhad in Iran. Per alcuni è segno di guerra o di vendetta, per altri segno di supporto per il dolore dei palestinesi. Al di là di quello che ad Israele verrà imputato, è in atto la pulizia etnica e il genocidio del popolo palestinese. «L'obiettivo degli israeliani è chiaro, hanno detto no cibo e no acqua», ha sottolineato Abir Oden, ambasciatrice di Palestina in Italia. Emirati Arabi Uniti e Russia hanno chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una richiesta reiterata anche dal capo della diplomazia palestinese Abu Mazen, che ha chiesto la condanna di Israele dichiarando di non permettere una nuova Nakba nel XXI secolo. Il Regno dell'Arabia Saudita ha condannato ufficialmente l'atroce crimine attribuendolo alle forze di occupazione israeliane. Sulla stessa linea anche il presidente turco Recep Erdogan, secondo cui l'attacco all'ospedale costituirebbe l'ultimo esempio di attacchi israeliani privi dei valori umani più basilari. Dall'altra parte del mondo, la Cina, che condanna fermamente l'attacco all'ospedale di Gaza, chiede un cessate il fuoco immediato e la cessazione delle ostilità e ogni sforzo possibile per proteggere i civili ed evitare un disastro umanitario ancora peggiore, ha sottolineato il portavoce del Dicastero degli Esteri di Pechino. I quotidiani occidentali si allineano invece alla versione israeliana, ma peggio fa il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, che su X twitta: «Abbiamo assistito sgomenti a ciò che è accaduto ieri sera. La bomba che ha colpito l'ospedale di Gaza ha ucciso centinaia di palestinesi inermi e ferito la coscienza di tutti noi. La comunità internazionale deve proteggere i civili innocenti e punire Hamas». Cova la rabbia. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sostiene che l'esercito di Tel Aviv non sia responsabile dell'attacco mortale all'ospedale di Al-Ahli di Gaza sulla base di filmati provenienti dal Pentagono. «Sono stato profondamente rattristato, ma sulla base di quello che ho visto sembra che sia stato fatto dall'altra squadra e non da te», ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Biden ha anche spiegato di essere in Israele per una semplice ragione: «Voglio che il popolo di Israele e il popolo del mondo sappiano qual è la posizione degli Stati Uniti». Il tutto dopo che il portavoce del Consiglio di Sicurezza statunitense, John Kirby, aveva preannunciato che Biden intendeva porre domande difficili alla leadership di Tel Aviv. Secondo Netanyahu, il 7 ottobre in proporzione è come 20 volte l'11 settembre. Il 7 ottobre Hamas ha ucciso 1.400 israeliani, forse di più. Questo è un paese di meno di 10 milioni di abitanti. Questo sarebbe l'equivalente di più di 50.000 americani uccisi in un unico giorno. Sono 20 11 settembre. Ecco perché il 7 ottobre è un altro giorno che rimarrà nell'infamia, ha
ha detto Netanyahu a Biden, che però ha in qualche modo ammonito anche Israele. La rabbia che prova Israele dopo l'attacco del 7 ottobre è la stessa che gli Stati Uniti hanno provato dopo l'11 settembre, ha detto il presidente americano. Ma, ha ricordato, a causa di quella rabbia, gli Stati Uniti hanno commesso degli errori dopo l'11 settembre. Inoltre, la maggioranza dei palestinesi non sono Hamas e anche la perdita di vite palestinesi conta. Israele ha così accettato l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza il più presto possibile. Per Biden, che ha partecipato al gabinetto di guerra israeliano, priorità è garantire il ritorno degli ostaggi vivi. Nel frattempo monta l'ira nei paesi dell'area musulmana. Per il presidente iraniano, Ibrahim Raisi, gli Stati Uniti sono complici nei crimini di Israele e Gaza. Le bombe che cadono sulla popolazione di Gaza sono americane. Il mondo considera gli Stati Uniti complici dei crimini del regime sionista, ha dichiarato il presidente iraniano Raisi rivolgendosi a diverse migliaia di manifestanti riuniti in una piazza a Teheran all'indomani dell'attacco all'ospedale di Gaza e nel giorno della visita del presidente americano Joe Biden in Israele. In Iraq, droni sono stati lanciati contro due basi che ospitano truppe statunitensi e sono stati intercettati. Milizie sostenute dall'Iran in Iraq hanno dichiarato l'allerta e si sono detti pronti a unirsi alla battaglia, ma l'Iran non ha ancora dato l'approvazione per l'apertura di un nuovo fronte di guerra. I leader di alcune fazioni si trovano ora in Libano e in Siria, nel caso in cui ricevano l'ordine di procedere. Migliaia le persone in piazza in Marocco, Libano, Turchia, Tunisia, Egitto, mentre Israele ha disposto l'evacuazione dello staff delle ambasciate in Marocco e in Egitto. L'attacco all'ospedale che conteneva donne, bambini e civili innocenti è l'ultimo esempio di attacchi israeliani privi dei valori umani più basilari. Chiedo a tutta l'umanità di agire per fermare questa brutalità senza precedenti nella striscia di Gaza, ha affermato il presidente turco Recep Erdogan, mentre durante l'incontro a Jeddah il ministro degli esteri iraniano Amir Abdollahian ha chiesto ai paesi arabi di unirsi per sanzionare Israele, attuare un embargo petrolifero e ritirare gli ambasciatori del paese. Per il diplomatico è tempo di unità globale dell'umanità contro questo falso regime più odioso dell'ISIS e della sua macchina omicida. Il tempo è finito. In un clima di tensione sempre più accesa, le forze di pace delle Nazioni Unite lasciano così il sud del Libano, rendendosi conto della possibile escalation fra Hezbollah e Israele. L'Arabia Saudita ha invece invitato i propri cittadini ad abbandonare immediatamente il Libano. Canada, Francia e Stati Uniti invitano a evitare di viaggiare in Libano a causa dell'instabilità regionale. La Germania nel frattempo ha schierato forze speciali a Cipro per condurre potenzialmente un'operazione di salvataggio di ostaggi nella striscia di Gaza, mentre l'esercito olandese schiererà 200 Marines, sempre a Cipro, per sostenere Israele se la situazione dovesse peggiorare. Gli Stati Uniti hanno confermato lo schieramento di una task force speciale composta da 2.000 Marines vicino a Israele. Intanto, all'interno dei confini europei, per un multiplo allarme bomba sono stati evacuati il Palazzo di Versailles e gli aeroporti di Lille, Nice, Lyon e Toulouse in Francia, nonché l'aeroporto di Ostend in Belgio. Gli allarmi sono poi risuonati anche a Buenos Aires in Argentina, dove a essere prese di mira sono state le ambasciate di Stati Uniti e Israele. A concludere il quadro, per ora, ci pensa il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, con il veto degli Stati Uniti e l'astensione di Russia e Regno Unito, ha oggi rigettato la risoluzione avanzata dal Brasile che richiedeva pause umanitarie per permettere agli aiuti di arrivare alla martoriata striscia di Gaza. Prima del veto statunitense, la Russia aveva proposto al Consiglio di sicurezza due emendamenti al testo brasiliano condannando l'attacco all'ospedale di Gaza e, a nome del Consiglio di sicurezza, chiedendo un immediato cessate il fuoco. E la guerra continua. La Via della Seta chiede giustizia internazionale.
Oltre 4.000 persone, in rappresentanza di 140 paesi e 30 organizzazioni internazionali, hanno preso parte, fra ieri e oggi, al terzo forum sulla cooperazione internazionale lungo la nuova Via della Seta. Principale ospite del vertice di Pechino è stato Vladimir Putin, definito dall'anfitrione Xi Jinping come un vecchio amico. A porte chiuse, i due presidenti hanno parlato delle più scottanti questioni di attualità, compreso il conflitto israelo-palestinese. Tuttavia, nelle dichiarazioni ufficiali, i leader di Cina e Russia hanno preferito mantenere il focus sull'economia, ovvero sull'asse portante della nuova Via della Seta. Il nostro vuole essere un contributo per stimolare lo sviluppo dei due paesi, ma anche per salvaguardare l'equità e la giustizia internazionale, ha dichiarato Xi. L'obiettivo di Pechino, ha specificato il presidente cinese, non è quello di prendere parte a un confronto ideologico con l'Occidente. La rivalità geopolitica e la divisione del mondo in blocchi contrapposti non sono una nostra scelta. Ciò contro cui ci opponiamo sono le sanzioni unilaterali, la coercizione economica, il disaccoppiamento e l'interruzione delle catene di approvvigionamento, ha infine aggiunto Xi, con cui Putin si è complimentato per il successo ottenuto dalla nuova Via della Seta. Secondo il leader del Cremlino, il progetto cinese offrirà soluzioni collettive ed efficaci ai più importanti problemi internazionali, nel rispetto della diversità delle civiltà e del diritto di ciascun paese di poter scegliere il proprio modello di sviluppo. La nuova Via della Seta è in linea con la nostra proposta di creare un grande spazio di collaborazione eurasiatica, ha dichiarato Putin, che ha già messo in cantiere progetti come la ferrovia della Siberia occidentale e il corridoio per collegare il Mar Baltico al Golfo Persico e all'Oceano Indiano. Il presidente russo ha poi sottolineato come Mosca e Pechino abbiano tagliato prima del previsto il traguardo dei 200 miliardi di dollari all'anno in commercio bilaterale, un limite, ha assicurato Putin, che è sicuramente destinato a essere superato. A margine dell'incontro bilaterale fra il presidente russo e il suo omologo cinese, le delegazioni presenti al forum hanno sottoscritto accordi per un valore complessivo di quasi 100 miliardi di dollari. Fondi che, secondo Xi, non serviranno solo a sostenere progetti strettamente logistici e infrastrutturali, ma anche a promuovere l'innovazione scientifica, lo sviluppo ecologico, il commercio elettronico e l'intelligenza artificiale. Elementi questi senza cui oggi sarebbe probabilmente impossibile contenere l'espansionismo occidentale. Italia, 1000 fuochi per Julian Assange. Dopo numerose sedute andate a vuoto nei 4 mesi scorsi, il Consiglio Comunale di Roma ha votato per la concessione a Julian Assange della cittadinanza onoraria della capitale. È un segnale molto importante per il giornalista australiano, che è ingiustamente detenuto dal 2019 in un carcere di massima sicurezza inglese, con la spada di Damocle dell'estradizione verso gli Stati Uniti, dove lo aspetterebbe una condanna a 170 anni di carcere. Roma potrebbe così essere la prima capitale al mondo a concedere la cittadinanza onoraria ad Assange, dopo che in Italia lo hanno già fatto città come Napoli, Reggio Emilia e Catania, con Perugia e Reggio Emilia che si sono spinte anche oltre, fino a discutere in questi giorni di un possibile asilo politico. In Campidoglio adesso dovrà essere depositata una delibera e poi ancora altri passaggi, dichiara a proposito Marianella Diaz del comitato promotore Free Assange Italia. Una volta approvata la delibera, ci vuole il parere di una commissione di saggi, professori della Sapienza, e poi la ratifica del sindaco. Ma intanto è il primo importantissimo passo che il sindaco Gualtieri fino a qualche giorno fa non voleva assolutamente compiere. Tante le associazioni e gli attivisti che hanno fatto pressione sul Consiglio Comunale, che quindi condividono con il comitato Free Assange Italia il risultato. Dal popolo italiano arriva quindi un segnale importante per una lotta fondamentale per la libertà di stampa, a dimostrazione del fatto che la pressione sulle istituzioni funziona. Importante è stato anche il ruolo dell'ex sindaca Virginia Raggi e del suo gruppo consigliare che ha firmato e promosso la mozione. Giulietto Chiesa dedicò le sue ultime parole proprio a Julian Assange, dicendo a proposito della censura del mainstream, dei media, dei social: ecco perché Julian Assange è una bandiera, un simbolo. Per questa ragione, perché la rappresenta. E il silenzio che circonda il suo processo
è la prova provata di come la censura può agire non solo raccontandoci bugie, ma tacendo ciò che per loro non deve essere noto. E concludeva invitando tutti all'azione. Assange deve servire anche come riscossa, risveglio, prima che sia troppo tardi.